Fondazione Tregua e Andos, siamo a nono anno, un successo, adesso ci allunghiamo moltissimo, stasera c'è la conferenza. Eh, sì, sì, ci siamo, eh, abbiamo creato un puzzle in cui ogni anno aggiungiamo un pezzo, un pezzo che cerca di rendere questo appuntamento sempre più interessante e attraente, perché parlare di prevenzione non è facile, però se ci si mette il cuore, la fantasia, la creatività e si cerca di rendere questo argomento un po' più interessante probabilmente eh, si avvicinano ancora più donne oltre quelle 2300 alle quali abbiamo già dato le mammografie e di cui 61 è erano casi di tumore in donne molto giovani fra i 40 e i 49 anni. È importante che ci sia anche una felicità alla fine di tutto, no? tutto il percorso. Esatto, prevenzione, benessere e felicità, tre parole che eh, a me piacciono moltissimo perché sono esattamente legate da un filo strettissimo e connesse fra di loro. Senza la felicità la vita non ha senso, ma se non si può essere felici se non si sta bene. Quindi fare prevenzione aiuta a capire che siamo davvero bene e possiamo scegliere quindi di essere felici. Grazie Raffaella. Maggio in forma, siamo già avanti e stasera c'è la, la conferenza. Ma questa prevenzione e felicità come si abbinano? Ma la prevenzione porta felicità: se ci pensiamo un attimo, il fatto di stare bene e di eh, eventualmente curare una malattia quando ancora è in fase iniziale ci permette non solo di essere felici, ma di essere consapevoli. Quindi eh, veramente a squarciagola continuiamo a dire per il nono anno consecutivo con la Fondazione Tregua facciamo prevenzione soprattutto nelle donne gio giovani dove l'incidenza del tumore al seno si è un po' eh, sollevata. Abbiamo un'incidenza maggiore tra i 40 e i 49 anni, quindi a queste donne diciamo... Fate la mammografia, venite in Piazza Stesicoro il 18 maggio dalle 9 alle 13, troverete come da nove anni ormai per consuetudine il nostro banchetto e lì sarà possibile prenotare la propria mammografia che verrà eseguita presso la sede Andos. A proposito di Andos, tanti successi ovviamente dentro l'organizzazione Maggio Informa e il fiore di, di, di Allocchello. Sì, sì quest'anno abbiamo voluto fare veramente tante iniziative, eh, una in particolare, inaugureremo domenica 19 un murales che Andos e Fondazione Tregua hanno voluto regalare alla città di Catania. La gente che passeggerà eh, dalla zona eh, di Ognina subito dopo il borghetto Europa potrà vedere questo murales che significa ancora una volta prenditi cura di te, fai prevenzione. Grazie. Allora, Pietro, tu adesso ci devi spiegare come nasce quest'opera d'arte. E Quest'opera d'arte nasce con una facilità estrema. Un bel giorno mi sono chiesto quello che avrei potuto dare in più a una, un bell'abito, il messaggio che si poteva dare attraverso quella che era l'applicazione dell'arte terapia. Quindi, eh, avevo tante clienti mh, affette di tumore al seno. E a un certo punto mi sono detto qua bisogna fare qualche cosa, portare questo dolore alla ribalta e farlo trasmutare in opera d'arte. E così è stato, definendolo poi insomma un grande successo. E questa opera d'arte è stata fatta dalla ragazza della. Queste opere d'arte sono state create durante una meditazione trascendentale. Eh, dalle associate dell'Andos di Catania, capitanata insomma, dalla dottoressa Catalano, il primo febbraio e questa manifestazione tra l'altro è entrata in quelli che erano i festeggiamenti a Gatini, Voi siete famosi, insomma, Catania per avere la protettrice delle donne eh, malate al seno. L'obiettivo di Solo in T-shirt, l'obiettivo principe di Solo in T-shirt, è oltre a quello che è creare arte e bellezza, è quello di responsabilizzarsi, quello di creare consapevolezza sulla prevenzione. Oggi amalarsi è, è quasi come dire un peccato, perché ci sono tutti i, i, i mezzi per poter fare prevenzione e godersi la vita. Grazie, Pietro. Grazie.